che ha voluto onorarmi di questo premio così prestigioso. D'altronde basta scorrere i nomi che dal 58 all'anno scorso lo hanno ricevuto per sentirsi forse non all'altezza di quei meriti. Veramente sono stati premiati i giganti della scena italiana e quindi questo mi onora particolarmente. Io brevemente, considerando il teatro un'arte della trasmissione, a volte anche di una trasmissione, consentitemi, di augurio, come un viatico portafortuna, questo premio che mi onoro di ricevere anche per la sua dicitura, perché fedeltà al teatro di prosa è una dicitura che mi onora. Io mi considero un militante del teatro. Non ho mai considerato il teatro un'anticamera del cinema, continuo a fare le mie 150, a volte 200 reciti all'anno e poi a girare un film d'estate, ma il mio mestiere principale, senza voler per questo manifestare nessuno snobismo verso un'arte cinematografica, qui devo molto, però il mio lavoro quotidiano è qui sul palcoscenico. Dal momento che il prossimo anno, con un debutto al Piccolo Teatro di Milano in coproduzione con la mia compagnia Teatri Uniti di Napoli, Il Piccolo, presenterò uno spettacolo che ha per oggetto il lavoro di un grande attore del secolo scorso, uno dei più grandi della storia del teatro e anche del cinema, ma del teatro, che è Louis Jouvet. Allora, per tendere un ponte ideale tra questa serata così bella e il lavoro che mi aspetta nel prossimo anno, volevo leggere un suo pensiero sul teatro. Jouvet, oltre a essere l'immenso attore che era, è stato anche un attore tra i pochissimi che, appena finita una recita, rientrato in camerino, scriveva, a testimonianza preziosissima per noi che abbiamo poi potuto leggere, scriveva quello che gli capitava nel cuore, quello che gli succedeva nella mente durante i momenti che avevano preceduto, durante la recita e dopo la recita. Il sipario è calato, lo spettacolo è finito, nessuno è venuto a trovarmi. Sono salito nel mio camerino solo, che strana sensazione, sempre quella di essere ancora truccati e restare così a metà sospesi tra il teatro e la vita laica. Scrivo, come è mia abitudine, le osservazioni della recita. Questa sera ho notato che l'attenzione del pubblico al terzo atto era più alta, più intensa del solito. Mi sono sentito commosso e turbato da una specie di perdita di identità che mi ha fatto paura. La platea era un cratere che fiammeggiava in silenzio, un riverbero quasi insostenibile. Io dicevo il mio testo come sull'orlo di un abisso, con il terrore di urtare su una parola e precipitare giù. Forse mi sono mancati questa sera il controllo, il sangue freddo, forse ho ascoltato troppo la sala, è un mio difetto, e forse mi sono spinto troppo in là e troppo a lungo. Ma come fare il teatro senza pensarlo, senza porsi delle domande? Come stare in mezzo alla gente, non guardarla e non chiedersi, non interrogarsi sul teatro e sul mestiere dell'attore, su quello che il teatro è, perché lo si fa? Dopo 30 anni di pratica, il teatro mi appare ancora in tutti i suoi aspetti soltanto come un mistero. Provoca in me dei turbamenti profondi, dei disordini interiori difficili a spiegare. So soltanto che ci sono due modi per fare o considerare il teatro: alla superficie o in profondità, o meglio in altezza, voglio dire proiettato nella verticale dell'infinito. Per me il teatro è questo, una cosa dello spirito, un culto dello spirito o degli spiriti. Divisa, lacerata continuamente tra sentimenti contrari, la mia vita è passata nel teatro in una servitù volontaria, dove il disgusto e la vergogna si sono mescolati sempre con il fervore e la fiducia, e lo scoraggiamento con l'entusiasmo.
come tutti quelli che operano ed agiscono, ho tentato di imparare e di capire questo gioco, che gioco non è, del recitare, e le ragioni di coloro che al gioco partecipano. Non l'ho capito. Ma nonostante tutte le delusioni che ho provato in questa vita di illusioni, tutto mi appare ancora oggi meraviglioso, anche se incomprensibile. Chi sono coloro che vengono a sedersi una sera in una sala di teatro? Chi sono coloro che parlano e si muovono sulla scena? E chi è colui che ha scritto un'opera drammatica? Tutto ciò che ho cercato di fare nel teatro, tutto ciò che ho cercato di conoscere mi lascia insoddisfatto. Se mi guardo a fondo non ho fatto altro che cercare di sapere, e di tutte le calde emozioni che alcuni momenti drammatici mi hanno dato, soprattutto quando parevano indicarmi una scoperta